Comunque nell'inizio dell'anno prossimo non si verificherà alcuna cosa concreta, però stiamo cercando di verificare anche la qualità dei nostri conduttori, che ovviamente sono fortemente deficitari. Primo incontro tra il sindaco di Rocca Piemonte Carmine Pagano e l'ente idrico campano per la sottoscrizione di atti propedeutici al subentro da parte di Gori nella gestione del servizio idrico integrato nel comune. Un atto dovuto del primo cittadino che si è detto con le spalle a muro, visto che non presentarsi avrebbe comportato l'applicazione degli articoli 141 e 142 del testo unico degli enti locali, con il possibile scioglimento del consiglio comunale e la rimozione del sindaco per atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. Dal lontano 2005 la comunità di Rocca Piemonte resiste sotto la guida e l'indirizzo delle amministrazioni comunali di diverso segno politico che si sono succedute nel tempo al tentativo di far passare il servizio idrico integrato alla Gori. Il processo sarà lungo, come afferma il sindaco Pagano, e non sarà definito nel breve termine. Rocca Piemonte era sull'unico, e io tengo a sottolineare l'unico. Io ho iniziato circa 7 anni fa il mio sindacato. Rocca Piemonte era l'unico paese che non era Gori, diciamo, non aveva aderito all'acqua privata. Abbiamo fatto vari incontri con i comitati in regione e in altri luoghi. Rocca Piemonte, dopo 7 anni, è l'unico paese che aveva non Gori, diciamo. E questo che cosa voglio dire? Che alla fine Rocca Piemonte è stato solo, e come ho più volte detto, prima o poi ci avrebbero accerchiato. Per cui la settimana scorsa è arrivata una lettera, Una nota. l'ennesima, una nota, l'ennesima, perché ne abbiamo avuti già a gennaio e a dicembre, dove io, diciamo, non mi sono presentato, e adesso diciamo, era un'ingiunzione a presentarmi, pena una denuncia al prefetto con tutto quello che ne sarebbe derivato, soprattutto per inadempienza ad una legge che comunque esiste. E quindi ieri abbiamo avuto un primo approccio con Responsabile. l'EIC, ecco, responsabile dell'EIC, e quindi noi abbiamo fatto delle richieste, perché il tutto non potrà avvenire prima dell'anno prossimo, rispetto alle tariffe, rispetto a tanti particolari, rispetto alla fornitura dell'acqua, che poi in questo momento rappresenta un problema fondamentale, perché purtroppo i pozzi di Rocca Piemonte sono sottolivellati, cioè la falda acquifera si è ridotta, e quindi c'è un obiettivo ed oggettivo problema al rifornimento idrico, e questa è la prima cosa che noi abbiamo chiesto. Diciamo che c'era poco da litigare a questo punto, perché diciamo, dopo le varie vicissitudini che ci sono state e le mie non presenze rispetto all'EIC, mi hanno comunicato, evidentemente comunicato dell'EIC ed anche della regione, perché Ecco, è io lo una stavo legge dicendo. regionale, quindi di presentarmi pena determinate condizioni e situazioni.